Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova serata organizzata da Giovani Federcaccia Vicenza in collaborazione con Federcaccia Veneto. Come avete visto appunto dalle locandine, questa sera eh, il tema è, diciamo, riguarda la le lepre, un selvatico sicuramente molto interessante ma che richiede un'oculata un gestione. Eh, e Queste nozioni che non possono mancare al cacciatore moderno se vuole essere vero gestore della fauna qui dalla caccia. Eh, ringrazio il do, eh, dottor Giorgio Tocchetto per essere qui con noi questa sera. Buonasera. Buonasera. Ecco, eh, ho parlato anche troppo, ti lascio subito la parola. Sì, eh, mi presento un attimo. Sono Giorgio Tocchetto e lavoro alla Regione Veneto come tecnico faunista nell'ufficio Caccia di Padova. E in precedenza ero un tecnico faunista della provincia di Padova e negli anni così ho accumulato un po' di esperienza sulla gestione della lepre. Io ho una laurea in scienze forestali, ho iniziato più che altro con i tetraonidi eh, e poi per lavoro insomma, mi sono occupato di lepre, di fagiani di starne. Sulla lepre abbiamo avuto una discreta esperienza di gestione delle zone di popolamento di cattura, e cattura e, e poi mi sono occupato anche un po' di monitoraggio in zona Alpi, eh, soprattutto nei comprensori di Requaro, il compressore del Pino numero 1 e poi anche il compressore del Pino numero 2, sempre da Provincia di Vicenza. E questa serata volevo portare la mia esperienza fatta durante questo periodo. Insomma, ecco, e, beh, Io inizierei parlando della lepre. Andiamo subito con le slide. Prego. Allora, la lepre, quando si parla di lepre, dobbiamo tenere conto che è ovviamente una specie di origine stepica, che è favorita quindi dall'uomo. È una specie fortemente connessa con l'agricoltura, e negli ambienti naturali le lepri hanno una densità molto più scarsa che non nell'ambiente agricolo. Arriviamo a 6-7 capi nelle steppe naturali per 100 ettari: la densità della lepre si esprime in capi per 100 ettari. La lepre vive anche nelle, nelle zone boscose, purché siano boschi abbastanza aperti, che consentono eh, lo sviluppo di radure, insomma, la presenza di erba. Ma gli ambienti più favorevoli alla lepre sono gli ambienti coltivati, dove possiamo arrivare anche ai 100, ma anche ai 110 capi su 100 ettari, ovviamente come densità autunnale. Eh, qual è il motivo per cui la lepre è così eh, legata all'agricoltura? Perché l'uomo con l'agricoltura tradizionale ha chiaramente favorito la lepre, creando un ambiente ideale, soprattutto nelle campagne coltivate, come lo erano una volta, dove c'erano piccole proprietà. Piccole proprietà vuol dire molte capezzagne inerbite perché ognuno deve poter raggiungere il proprio podere, eh, ma però anche vuol dire bordure, vuol dire arature molto lente perché si facevano con gli animali, arature lente vuol dire che il terreno nella stoppia, nel, nel residuo culturale può essere ricolonizzato da specie avventizie, appetite della lepre, diciamo, diciamo un terreno in continua evoluzione, un territorio in continua evoluzione per le Lavorazioni del terreno fatte in maniera anche abbastanza lenta e per alcune colture che sono particolarmente adatte alla lepre, per cui è proprio, sono questi proprio gli ambienti dove la lepre eh, riesce ad abbondare, le capezzagne stesse hanno un valore eh, molto importante per la lepre. Io, come esempio, mostro sempre questo metro quadrato di capezzagna dove vedevo spesso le lepri sostare. Vedete su questo metro quadrato di capezzagna che non è altro che una striscia d'erba. Se volete che viene falciata regolarmente per poter transitare con i mezzi agricoli. Ci sono tutte specie appetite dalla lepre, c'è il trefoglio bianco, c'è la poa che è quella graminaccia che ha tutti quei semini, e poi c'è anche della veccia, che è un'altra graminaccia ai fiorellini viola che vedete, anche quella è una specie molto appetita dalla lepre, una specie proteica, una leguminosa. Appezzamenti piccoli significa bordure. Adesso qui ne vediamo una al bordo di una, di una rete scolante che di solito purtroppo vengono diserbate. Però questi piccoli spazi, quando c'è una elevata frammentazione culturale che è tipica delle piccole proprietà, eh, è chiaro che ci sono molte zone non coltivate, piccole aree, bordi di campo tra una cultura e l'altra, che lasciano spazio proprio alla colonizzazione delle specie eh, infestanti che sono appetite da lepre. Qui in una piccola pubblicazione che avevo fatto, ho messo il nome delle specie appetite della lepre con anche il nome dialettale, ecco, la Setaria viridis, per esempio, che è quella pianta che si attacca spesso alle calze quando siamo in pantaloncini corti e camminiamo per i prati, la vena penso la conosciate tutti, tutta una serie di, di piante infestanti e non, che sono tutte appetite della lepre. E ovviamente la lepre è favorita anche da un ambiente eh, coltivato con colture che la favoriscono come per esempio eh, l'erba medica nell'agricoltura tradizionale anche nelle zone di bassa e media pianura non solo nell'alta pianura eh, ognuno aveva una stalla con dentro alcuni capi di vacche da latte dappertutto quindi dove c'erano le vacche da latte c'erano anche i medicai i medicai è un foraggio eh, eccellente ricco di proteine e quindi molto importante per questa specie in periodo riproduttivo. Un ambiente quindi molto favorevole anche con le coltivazioni. Queste sono le poace, appunto, perché tra le graminace le poace sono le più appetite in assoluto della lepre. Ecco, un'altra pianta molto importante per la lepre è il frumento. Il frumento una volta era molto coltivato, una volta le nostre campagne erano fatte di frumento ed erba medica soprattutto, e molto meno mais e barbabietole. Oggi la situazione è completamente ribaltata. Il frumento è un ottimo foraggio nel periodo autunno-invernale ed è proprio prediletto dalla lepre. La lepre d'inverno, quando facciamo i censimenti, non la troviamo nei medicai o nei prati, la troviamo nei frumenti. Perché? Perché la foglia del frumento, fino a che non c'è la levata, che è a metà marzo, è un foraggio ricercato. Degli studi fatti all'Università di Trieste, hanno dimostrato che. La foglia del frumento dà più calorie molto più digeliberi delle specie erbacee spontanee. E quindi è molto importante perché le lepri abbiano la possibilità di alimentarsi e terminare l'inverno con una buona quantità di grasso, il che gli permette poi di riprodursi. Le lepri che passano male l'inverno e che non hanno una buona quantità di grasso, eh, ovviamente non si riproducono, si riproducono molto poco. E poi il grano ha anche la caratteristica di coprire il terreno per buona parte dell'anno. Eh, voi sapete che la lepre partorisce molto presto, no? Eh, C'è il detto nel Veneto a San Valentino corre il Grando e il Piccinin. Eh, che significa che a San Valentino, insomma, ci sono già le proti, In verità le proti si trovano talora anche a metà gennaio. È chiaro che con tutti i predatori alati tipo corvidi presenti in giro. E la possibilità di rifugio per i leproti a fine inverno è importante per la sopravvivenza di, queste, di questi primi parti, anche perché poi questi sono quelli che partecipano in maniera attiva alla riproduzione dell'anno stesso. Tutte le lepri che nascono, diciamo entro la fine di marzo, sappiamo che poi vanno a riprodursi: le femmine diventano sessualmente mature già a, a in piena estate, insomma, o verso la fine dell'estate. E quindi il frumento, già da metà marzo, quando inizia la levata, produce anche non è più una specie appetita in quel periodo lì, però eh, da lì in poi diciamo, però produce anche un'ottima copertura eh, che può dare rifugio dei predatori, soprattutto ai piccoli di lepre. Ecco questa, io la mostro spesso perché è un altro modo: diciamo così, per utilizzare il frumento, è una fotosimpatica, una lepre che ha cercato l'ombra sotto una rotoballa, insomma, ecco, è questo legame con il frumento e la lepre è condiviso da un'altra specie steppica, tipica degli ambienti aperti, è un tempo eh, presente in tutta la pianura padana. Noi riteniamo che la stana sia, nella tradizione venatoria, una specie eh, tipica della collina. In verità la stana era presente eh, un po' dappertutto, anche in Polesine, che è bassa pianura, insomma lo dice Rigoni degli Oddi nel suo ornitologia italiana dei primi del Novecento. Eh, e anche lei è legata molto ai cereali autunovernini vernini e si è espansa grazie alle coltivazioni dei cereali autunovernini. vernini tra le specie sarchiate e appetite dalla lepre per esempio che favorisce la sua presenza è senz'altro la soia che lascia il terreno scoperto per la maggior parte dell'anno però è un foraggio molto appetito e qui abbiamo il rovescio della medaglia, cioè nelle zone di popolamento e cattura abbiamo parecchi danni da lepre su soia perché essendo una leguminosa è particolarmente appetita ed è ricercata e vi posso assicurare che io laddove abbiamo buone densità di lepri ho visto delle soie completamente rasate dalle lepri e qui c'è l'altro problema da gestire che sono i danni da fauna selvatica che in effetti stanno aumentando eh, parecchio nella nostra regione. Noi, ecco, in appezzamenti per dirvi la lepre come si comporta in alcune zone della bassa Padovana, anche non a, non a cultura diciamo non agricoltura tradizionale, ma agricoltura fatta prevalentemente a sacchiate, però caratterizzate da piccoli appezzamenti. La zona di Casale di Scodosia, per esempio, eh, sono tutti appezzamenti da mezzo ettaro, e Ci sono su questa ZRC di 650 ettari, ci sono però più di 5, se non sbaglio, anzi scusate, più di 10 chilometri. Di capezzagni in erbite e quindi, eh, nonostante ci siano coltivazioni cerchiate la presenza di piccoli appezzamenti di capezzagni in erbite, più di qualche autunno abbiamo riscontrato con i monitoraggi eh, densità intorno ai 110 capi su 100 ettari. Quindi, vuol dire che se l'ambiente, pur non essendo un paradiso terrestre, è abbastanza buono, la lepre riesce ad arrivare ad elevate densità e possiamo fare delle buone catture. Lo stesso discorso vale, discorso a parte vale un po' per la montagna, la lepre ha sempre abitato anche la montagna, ricordiamoci che la montagna era un tempo molto più coltivata di adesso, l'orzo era normalmente coltivato nell'antipiano di Asiago fino a 1000 metri e la lepre in montagna uh, era presente a discrete densità, non certo come quella della pianura, arrivavamo al massimo diciamo ai 6-7-10 capi su 100 ettari proprio per problemi climatici legati all'innevamento, eh, che durava parecchio, stiamo parlando degli inverni degli anni 50-60, e quindi comunque ambienti prativi molto aperti, con colture cerealicole come era l'altipiano allora, e perciò anche lì la lepre trova un ambiente abbastanza buono. Eh, scusate che vado. Poi, cos'è successo? La lepre era una specie molto comune in campagna, nel dopoguerra c'è stato un po' un cambiamento del paesaggio. E abbiamo assistito un po' alla crisi di questa specie. I canieri sono calati un po' in tutta Europa, diciamo. E se suddiviamo un po' questi cambiamenti in tre macro aree, bassa pianura, alta pianura, montagna e collina, e esaminiamo un po' cosa è successo, è successo che nella bassa pianura abbiamo avuto l'avvento dell'agricoltura industriale. La bassa pianura è stata bene alla meccanizzazione, si è ingrandita la proprietà per rendere più produttiva. Si sono ingrandite notevolmente le unità culturali e soprattutto eh, grazie anche agli aiuti PAC che eh, eh, privilegiavano la soia e il mais e secondo me questa è anche una delle cause che ha prodotto l'estinzione della starna nel mezzano, che ha favorito una delle, delle cause. E nel mezzano era il regno del frumento un tempo e poi improvvisamente grazie alle agli aiuti comunitari è diventato un posto pieno di mais e soia che tiene il terreno scoperto come vedete per la maggior parte dell'anno. Allora questo ha sfavorito notevolmente sicuramente anche la lepre e quindi ci siamo trovati negli anni 70-80 a deserti eh, di terreni arati per 5-6 mesi all'anno e questo chiaramente ha influito in maniera molto negativa sulla specie. I prati sono scomparsi la politica comunitaria ha decretato insomma, che le piccole stalle dovevano l'agricola comunitaria ha decretato che le piccole stalle dovevano sparire e quindi nella media e bassa pianura è scomparsa completamente la vacca da latte e con essa i piccoli apprezzamenti di erba medica che servivano a mantenere queste, queste piccole stalle quindi un peggioramento dell'habitat in maniera eh, drastica nell'alta pianura abbiamo assistito all'industrializzazione esagerata questo è un ortofoto del campo San Pierese, dove c'è il graticolato romano, qui è praticamente impossibile andare a caccia, però eh, quando i cacciatori tentano di fare i pol polamenti in queste zone, il giorno dopo vanno a raccogliere le lepri stese sull'asfalto e schiacciate come tanti tappetini, insomma, è pieno di strade, di case, di industrie, quindi un eh, vero e proprio mangiarsi il terreno agricolo da parte dell'urbanizzazione e quindi rendere il, ter il territorio di fatto... Impraticabile anche per la fauna selvatica. E in montagna abbiamo assistito di fatto a un forte aumento del bosco che arriva fino, al paese, fino a ridosso al paese, e quindi, essendo la, specie, la lepre una specie estepica, sicuramente ha sofferto enormemente di questo fatto. Tanto è vero che mh, una uh, regione montana come il Trentino, eh, in cui sono disponibili i dati sugli abbattimenti. Eh, ne ha risentito moltissimo e vediamo che eh, i carnieri sono calati drasticamente da 9.000 capi nel 1971 a 1.715 capi nel 2001, questi sono dati anche un po' vecchi, di vent'anni fa, però la situazione non è migliorata perché il bosco non è certamente eh, regredito, anzi forse è avanzato e in questo senso, eh, nonostante vorrei andare anche un po' controcorrente, vi dirò che Gaia, insomma, eh, non dico che ci voleva per l'amor di Dio, anzi, però insomma, certamente ha, ha favorito un po', se quelle, un po' di quelle zone lì diventeranno prato, rissante, sentiranno favorevolmente molte specie come i Quaglie, per esempio, eh, tutte le specie che amano i prati e che, come il capriolo e eh, le specie cotonali, perché eh, effettivamente il bosco si è preso troppa superficie prativa e molte specie... Gli abiti aperti ne hanno risentito parecchio e anche la biodiversità stessa. Sono lontani i tempi, a me piace molto questa immagine del grande Mario Rigoni Stern, sono lontani i tempi, vi ricordate di Alba e Franco, in cui in questo racconto si dice che 94 lepri e tre caprioli avevano già finito la loro corsa eh, prima che cadesse la neve. E allora cosa abbiamo fatto? Eh, avendo questa carenza di, di lepri da liberare, da ripopolare, noi abbiamo in pianura, c'è una caccia che non, non è una caccia programmata vera, ci sono tanti cacciatori e si va da calendario, 5 lepri ogni cacciatore, indipendentemente dal successo riproduttivo, indipendentemente dalla produttività del territorio e di conseguenza la nostra caccia fa sì che ci sia o il tutto vuoto o il tutto pieno. Cioè, prima della caccia è tutto pieno, dopo un mesetto della caccia c'è già molto poco sul territorio e quindi bisogna ripopolare. Non avendo molto da ripopolare, abbiamo incominciato con le importazioni, che era la via più comoda. Purtroppo le importazioni eh, ci sono portate dietro qualche regalo, che è l'emorragico virale, che ha distrutto completamente le zone di popolamento e cattura e il patrimonio lepre per alcuni anni si è abbassato molto in tutta la nostra regione. Normalmente queste lepri vengono dichiarate. Completamente eh, mh, libere da malattie, completamente indenni da malattie e eh, con certificati medici. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ha in realtà fatto dei campionamenti eh, su lepri di importazione, che, la cui certificazione dichiaravano che erano lepri a posto, e ha trovato il 100% di lepri, per dirvi che erano positive all'emoragico all virale, la positività serologica e la turaremia è il 28%. La boreliosi, che è una malattia portata alle zecche che chi vive in montagna conosce bene, ed è un modo per far viaggiare le zecche e fargli fare mille chilometri in una giornata in maniera veloce e portarci qualche regalino. E poi il 22% pensate avevano gravi fratture alla testa o alle zampe, perché durante la cattura o messa in cassetta eh, si ferivano praticamente. E so che quella volta l'istituto o l'ha fatto o ha pensato di. Denunciare il Ministero della Sanità proprio per la scarsità di controlli eh, che si facevano alla frontiera. La stessa cosa abbiamo fatto anche noi nell'allora provincia di Padova, abbiamo pagato un veterinario eh, professionista, abbiamo analizzato dei campioni lepri di importazione, anche queste con la certificazione, che era tutto a posto, e abbiamo trovato una posizione assirologica e virale molto alta, però eh, quello che era più eh, allarmante era la tularemia, che era solo 10%, ma la titolazione anticorpale era talmente alta che l'unità sanitaria locale ha chiuso immediatamente le importazioni dall'Ungheria, perché diceva che secondo lei poteva essere in atto proprio l'epidemia in quelle lepri lì che erano state analizzate. E le lepri di importazione tra l'altro sono lepri che arrivano molto stressate, perché fanno un viaggio molto lungo, eh, spostare la lepre non è mai la cosa giusta da fare, in verità, perché l'animale eh, quando lo spostate si stressa molto, lo catturiamo, lo mettiamo in una cassetta. È chiaro che l'animale ne esce sempre abbastanza debilitato. Se poi il viaggio dura molto, se lo mettiamo in un ambiente totalmente diverso da quello originario, come è tra l'Ungheria e la Pianura Padana, è chiaro che poi oltre a, eh, se ne paga lo scotto, insomma, la mortalità è abbastanza alta. Questi sono dati che arrivano da eh, lepri radiocolarate e di cui si è valutata la sopravvivenza dal momento dell'emissione all'apertura della caccia vedete che c'è anche un 10-50% nella zona di Pavia, Merigi Varese 12% e un'altra di Varese eh, Gatti 15,8% quindi una sopravvivenza abbastanza scarsa l'altra risorsa che si cerca di utilizzare sono le lepri di allevamento le allora, lepri di allevamento se liberate da adulte hanno una sopravvivenza pari a zero praticamente. Qualche eh, eh, una sopravvivenza molto maggiore si ha con i leproti preambientati a terra, anche se anche lì ci sono dei problemi, ricordiamoci che comunque la selezione naturale in natura la fa il predatore e in allevamento la fa l'allevatore, e sono due cose molto diverse. Eh, I leproti preambientati a volte possono arrivare anche a sopravvivenza del 50% bisogna stare molto attenti al preambientamento perché spesso preambientandoli negli stessi posti rischiamo di riempirli di coccidi e quindi di liberare gli animali già debilitati però diciamo che la gestione faunistica non dovrebbe passare tanto per l'allevamento ma per la gestione della fauna selvatica con la F maiuscola selezionata dal predatore, i veri selvatici perciò tra l'altro, le cause di mortalità, vedete, le lepri di allevamento, mi ero dimenticato questa slide, sono soprattutto la predazione, proprio perché non sono animali selezionati dalla natura, sono selezionati dall'allevatore. E quindi, una volta messi in natura, fanno veramente fatica a sopravvivere. E quindi, la, la, la soluzione migliore, dopo questa breve parentesi sulle lepri di allevamento e di portazione, è senz'altro quella di gestire bene le nostre lepri e non pretendere di fare lepri negli ambienti non idonei. Un cacciatore del cittadellese e della zona cittadella di Padova, che è una zona fortemente antropizzata, o, o della vostra alta pianura, è chiaro che se vuole fare un buon carriera di lepri si deve spostare in bassa pianura dove ci sono le ripopolamenti con lepri di cattura e dove l'ambiente è più idoneo alla specie. Insomma, se io che sono di Rovigo voglio cacciare il camoscio, non è che me lo devo mollare sull'argine del Po, che è l'unica montagna che ho lì vicino, devo andare a cercarmi il camoscio nel suo ambiente ormai siamo messi un po' così, se voi vi guardate qualche ortofoto della vostra alta pianura vicentina o dell'alta pianura padovana capirete che lì col segugio rischiate, eh, rischiate incidenti stradali. Insomma, ecco. eh, quindi bisogna gestire bene le lepri nel loro ambiente naturale e lì si possono avere anche buoni risultati come dimostra l'esperienza che abbiamo condotto negli anni scorsi nel Veneziano e anche nel Padovano soprattutto. Allora, la gestione della lepre così come è eh, concepita la caccia da noi eh, su grandi ATC è, è basata, chiaramente si deve basare sulla gestione delle zone di popolamento e cattura che sono anche un'ottima palestra di gestione per insegnare ai cacciatori a gestire la fauna selvatica eh. i cacciatori nel Veneto sono molti e eh, 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 il, il territorio è molto atropizzato perciò difficilmente possiamo arrivare a una caccia programmata sul territorio, nel senso di decidere quanti lepre abbattere come si fa in zona Alpi e poi sospendere l'abbattimento, vorrebbe dire chiudere la caccia nel giro di qualche settimana. E i cacciatori non sono ancora preparati a questo. O facciamo come i tedeschi che fanno delle grandi battute e, e, e abbattono in due giorni quello che devono abbattere e poi chiudono, ma noi non abbiamo quella tradizione e neanche quel territorio. Quindi bisogna gestire bene le Z3C per avere un patrimonio faunistico da gestire. Allora anche. Il cacciatore ne esce meglio, voglio dire, perché è un gestore di fauna selvatica, non di pronta caccia. Mm. Eh. Mm. La buona gestione delle ZRC, come, come si fa? Allora, eh, innanzitutto bisogna fare i monitoraggi, qualsiasi capitale eh, da gestire bisogna conoscerne la consistenza, e questo si fa con i monitoraggi. Poi, per migliorarne la consistenza, eh, bisogna fare due cose: bisogna fare i miglioramenti ambientali dove sono necessari, ma direi che sono necessari un po' dappertutto, che bisogna fare il controllo dei predatori opportunisti, soprattutto volpi più che corvidi. Anche i corvidi fanno il loro danno, ma la volpe è molto di più. Anche se non possiamo mai, eh, ricordatevi, associare alla volpe la distruzione di una riserva, come sento a dire, la volpe sicuramente incide e sicuramente mi fa catturare meno lepri e mi diminuisce la densità perché è un predatore opportunista però non, non possiamo accusare la volpe di distruggere le zone di popolamento e cattura quelle sono dovute magari alle volpi a due gambe allora il cessimento si fa col faro alogeno con il classico faro che si attacca questo è l'unico cessimento con quella battuta che è un cessimento che mi dà dei dati oggettivi okay? sento a volte dire che il cessimento con i cani da seguita eh, oppure c'è chi conta le cacchette in campagna si fa un giro e ha visto un po' di lepri e, e dà dei numeri. A me all'università hanno insegnato che se vedo tre lepri e ho una bella giornata, eh, perché così mi sono svegliato bene, tre lepri sono tante. Se ho una brutta giornata, tre lepri possono essere pochissime. cioè dobbiamo usare dei criteri oggettivi: di, eh, mh, eh, di, e dobbiamo dare dei dati oggettivi, dobbiamo usare dei criteri che siano, uh, che diano dei dati ripetibili. E questi sono il faro, il censimento in battuta, appunto. Il cimento col faro si eh, fa percorrendo, in pianura si va molto bene, anche in montagna, vi dirò, eh, da noi, nelle nostre montagne. Si fa percorrendo con eh, la macchina, eh, le, con le capezzagne e illuminando circa 150 metri. Eh, la cosa più difficile in questo tipo di censimento è sicuramente calcolare la superficie battuta e eh, allora lì ci orientiamo magari con un ortofoto sappiamo che siamo arrivati fino a quella siepe e fino a quello spiazzo quel faro abbiamo illuminato no e poi con un righello a tavolino ci calcoliamo eh, gli ettari delle superfici battute il censimento va fatto eh, qui salto un po scusate perché tanto sono cose che conosco un po' a memoria il censimento va fatto un'ora dopo al tramonto eh, solitamente ed è meglio sospenderlo verso mezzanotte, perché, perché le lepri all'inizio escono, mangiano, sono molto più visibili e poi dopo anche loro si accucciano, si mettono in un posto riparato e si fanno vedere molto meno. Bisogna evitare assolutamente le serate ventose. Le lepri non amano il vento, si muovono molto poco e sono molto poco visibili. Io ehm, vi dico che facendo il confronto tra sere ventose e nello stesso posto, uscendo poi. E i giorni successivi in cui la bora era finita eh, ho avuto risultati molto molto diversi cioè da passare a bassissime densità per non catturare a dire invece non no catturiamo eh, e quindi ce n'erano molte di più quindi per questi motivi bisogna sempre fare il cessimento più di una volta almeno due se i dati corrispondono e se i dati non corrispondono tre se poi la prima volta che si esce si vedono già tante lepri e vediamo che ce n'è abbastanza per fare le catture e allora basta un solo censimento, insomma. Bisogna fare il censimento in maniera che si vada a percorrere un po' tutta la ZRC. Vedete, questo qui è il confine di una zona di popolamento di cattura che si chiama Lavacci, in bassa Padovana. Non possiamo fare il censimento solo in una parte della ZRC. Dobbiamo percorrere almeno, battere almeno col faro, almeno il 30% della ZRC, però fare in modo che si percorra un po' tutta la ZRC. Perché? perché in questo modo evito eh, delle variabili che eh, non, non conosco. Se, eh, per esempio, eh, col trattore qualcuno ha arato i terreni qua un'ora prima che io facessi il censimento e mi ha spostato tutte le lepri da questa parte, è chiaro che io se faccio il censimento da questa parte conto il doppio delle lepri presenti nella ZRC, perché si sono ammassate tutte qua. Magari è uscito qualcuno con i cani, ad arrestare i cani, ovviamente in maniera del tutto illegale, me le ha... Eh, mandate fuori e quindi quelle seraline vedo me le mandate tutte da una parte e quindi io vado solo da una parte e non vedo lepri eh, oppure le vedo il doppio perché me le mandate tutti qua cioè bisogna andare un po' in tutta la esplorare un po' in tutta la z3c per quello che si può battendo almeno un 30 del territorio per avere dei dati che posso poi estendere all'intera superficie della z3c anche perché c'è un fatto delle colture no? battendo un po' tutta la z3c Riesco a fare anche una media dei tipi culturali presenti all'interno. La lepre d'inverno la troviamo sui campi di frumento, per quello che vi ho detto prima, e quindi eh, magari vado a censire solo le parti dove c'è il frumento e dove si sono eh, concentrate le lepri, estendendo poi il dato a tutta la Z3C e raddoppiando le lepri presenti rispetto alla realtà. Ecco, facciamo un esempio di censimento velocemente. Se la ZRC è estesa per esempio per 530 ettari, ho battuto 200 ettari, che sono il 38%, ho coperto diverse parti della ZRC, quindi è, prob è probabile che il campione rispecchi la media ambientale, ho visto 70 lepri pari a una densità di 35 lepri su 100 ettari. E, e quindi in questo caso effettuo la cattura. Se la densità è inferiore alle 25 lepri su 100 ettari, non bisogna catturare. Perché non bisogna catturare? Perché c'è anche un problema di emorragico virale. Dopo le catture, per esempio, una cosa molto importante nella gestione è contare le lepri che forzando i battitori tornano indietro oppure passano di, di lato eh, della, eh, della, de, della battuta, insomma, del fronte di battuta. Perché nella gestione è importante anche lasciare un certo numero di lepri sul territorio, non devo catturarle tutte. E nella nostra esperienza abbiamo visto che 15, meglio ancora 20 lepri su 100 ettari. Sono una buona base riproduttiva per catturare tutti gli anni. E la cosa più importante è che questa densità sfavorisce la malattia emorragica della lepre. Malattia emorragica della lepre, secondo accurati studi fatti dal dottor Lavazza, eh, credo del, che sia dell'Università di Milano forse, eh, ha scoperto che l'emorragico virale è, uccide molto a bassa densità. Quindi, se io eh, lascio bassa densità ai lepri, rischio poi che ci sia un'elevata mortalità di emorragico virale. Perché? Perché ad alta densità hanno visto che invece a densità superiori alle 15-20 lepri, come densità tardo-invernale, quindi febbraio-marzo, eh, la riproduzione alle lepre è abbastanza elevata e le leproti vengono in contatto con la malattia in età ancora in cui prendono il latte, proprio perché la densità elevata eh, invernale favorisce i contatti, eh, tra le proti giovani e le proti adulti e restano immuni per tutta la vita. Al contrario, invece, a bassa densità i giovani non vengono in contatto con adulti infetti, avranno in contatto poi, eh, quando la densità aumenterà, loro si sposteranno, soprattutto nei periodi dei calori, e quindi ci troviamo a mortalità elevate, magari a fine inverno, dell'anno dopo, di emorragico virale. Per questo motivo, bisogna sempre dopo la battuta. Essere sicuri che siano tornate rimaste sul posto almeno 15 lepri su 100 ettari. Questo come si fa? Si fa contando le lepri mettendo dei battitori dietro il fronte di battuta, mettendo degli osservatori, scusate, su fronte di battuta e ai lati, dietro il fronte di battuta e ai lati, in modo che contino le lepri che restano sul campo e che non vengono catturate. Se, eh, se per esempio, eh, noi sappiamo che dobbiamo battere 220 ettari di una zeterecina, no? eh, ho la cartina con righello, mi sono calcolato così a, a naso, insomma grossolanamente, però la superficie da battere, ok? So che lì devono rimanere 15 lepri su 100 ettari, che alla fine sono 33 su 220 ettari, ok? Faccio poi la eh, battuta e, e conto le lepri che tornano indietro e vedo che magari... Ne sono tornati indietro 25 su questi 220 ettari. È chiaro che immediatamente dopo la cattura devo liberare 8 lepri di quelle che ho appena catturato per arrivare alla densità voluta delle 33. Allora qui eh, vi dico, nella mia esperienza, discussioni infinite a volte per far liberare queste lepri. Te le libero la prossima volta un altro settore C? No, non è la stessa cosa. Perché quelle lepri lì sono lepri del territorio e come le libero vanno esattamente sul loro covo conoscono bene il territorio lo stress è minimo e quindi sopravvivono moltissimo e, e quindi io voglio che mi liberino le lepri del posto subito dopo la cattura perché quando voi liberate una lepre che non è del posto non è che sta sul posto le lepri di cattura con radio collare si è visto che fanno anche 7-8 km dopo la loro liberazione ok? quindi se io prendo una lepre di un'altra zona e la rimetto lì, non è detto che stia lì, soprattutto se una ZRC magari di 200 ettari, ok? Quindi devo liberare le lepri eh, del posto. Quali lepri devo liberare? Allora, devo liberare lepri giovani tra quelle catturate. Per capire quali sono le lepri giovani, eh, chi gestisce la lepre deve occuparsi del tubercolo di stro, deve sapere cos'è il tubercolo di stro. Il tubercolo di stro è in questo punto preciso della zampa, non so se mi vedete. Eh, tra la zampa praticamente l'articolazione la parte esterna dell'articolazione tra la zampa e, e il resto dell'arto dell e c'è nelle lepri giovani che hanno meno di 8 mesi e mezzo c'è una cartilagine che è questa qui che vedete qui tonda che è presente solo nelle lepri giovani questa qui eh, vedete qui ovviamente la lepre è stata battuta ma si sente anche Tastando col dito non occorre uccidere la le lepre, appoggiando il dito si sente benissimo. Allora, in base a questo, seleziono e le lepri giovani, no? una quota di femmine e una quota di maschi: otto lepri, quattro maschi, quattro femmine, o al limite cinque femmine e tre maschi, non di più però. Perché sapete che in natura la, la, la femmina fa la sua selezione, Insomma, lei corre corre e alla fine quello che resiste di più la feconda. E quindi è giusto che anche lei possa scegliere per dare la possibilità di essere fecondata dal maschio migliore che mantiene la razza ad alti livelli. Le femmine giovani, perché vogliamo le femmine giovani? Per due motivi. Perché le femmine giovani sono quelle che partecipano in maniera più consistente al successo riproduttivo. Una lepre di 1-2 anni, e quindi che, liberando una lepre che ha 6-7 mesi d'inverno, poi eh, sarà una lepre che avrà più di un anno nella primavera successiva, e è una lepre che ti fa anche 17-18 piccoli. La riproduzione delle lepre è così: eh, si riproduce poco all'interno del primo anno, moltissimo nel secondo, un po' meno nel terzo e poi sempre meno. Intervengono delle patologie all'apparato riproduttore, per cui in tutte le lepri di una certa età la riproduzione è molto scarsa. E inoltre, le lepri che hanno, che, non hanno, che hanno più di un anno sono quelle che mi garantiscono una migliore sopravvivenza una volta immesse su un territorio eh, diverso da loro, perché hanno più esperienza e sanno sfuggire molto di più ai predatori quindi eh, inoltre il dato che a me interessa molto durante la cattura è proprio il dato della battuta cioè io ho contato le lepri eh, che ho catturato chiaramente le so ho contato le lepri che sono tornate indietro a queste sono magari anche le lepri che rilibero se ho bisogno di liberarne, se no no e ho fatto di fatto un censimento in battuta che è il censimento più preciso che posso fare perché il censimento col faro tende un po' a sottostimare le la densità mentre quello in battuta è abbastanza esaustivo e quindi ho un dato eh, buono da utilizzare per la gestione de della, della ZRC. Ok, ecco in verità: noi eh, facciamo abbiamo sempre usato la ZRC in questa maniera, ma questa non è la maniera migliore da catturare. Ci sono anche delle implicazioni eh, sociali, è bello fare le catture, è bello ritrovarsi no? a momento di aggregazione e poi il momento di partecipazione attiva dei cacciatori alla gestione della, della selvaggina. No? È l'unico momento, se volete, qui da noi, in cui il cacciatore partecipa attivamente alla gestione del patrimonio faunistico di pianura, la cattura dei fagiani o delle lepri. I fagiani si fa raramente, si usano poi le trappole, quindi non occorre neanche fare la battuta. Qualche volta si fa anche la battuta sul mais a perdere, però solitamente si usano le trappole, mentre la lepre è anche un momento in cui ci si ritrova e, ed è un momento di aggregazione. In verità, eh, gli studi fatti con Radio dimostrano che parecchie lepri muoiono prestissimo anche quelle di cattura nostra, molto meno di quelle, se volete, di importazione, perché il periodo in cui stanno in cassetta è molto breve, lo stress è minore, insomma, sono meno debilitate. Però eh, tutta la strategia antipredatoria della lepre e di comportamento è basata sulla conoscenza del territorio. Eh, e quindi quando noi la spostiamo... In un territorio diverso, lontano, qualche chilometro, che non conosce, è chiaro che per lei è uno stress enorme nei primi giorni. No? Deve trovarsi dove andare a pasturare il cibo, deve sapere dove andare a mettersi nelle giornate piovose e, e quindi poi lei non, non ha la coscienza di sapere che la viene spostata. Continua a vagare a cercare il suo territorio. In questo vagare, chiaramente è più soggetta alla predazione perché è molto meno attenta, è soggetta. Ad essere investita dalle macchine nel nostro antropizzatissimo territorio ed è anche soggetta allo stress, eh, non è raro che dopo le catture si raccolgano delle lepri morte sul territorio e hanno la coccidiosi. La coccidiosi non è una malattia, è una malattia che è sempre una spia e che eh, dimostra che, che l'animale è stressato di solito, no? i coccidi vivono all'interno della lepre. E non prevalgono mai sulla lepre, prevalgono quando calano le difese immunitarie dovute allo stress. Quindi, questa in realtà non sarebbe la maniera migliore per gestire la lepre, però diciamo che è migliore che non le lepre di importazione, diciamo di quelle sbagliate è la migliore, ecco, questo possiamo dirlo, e forse anche l'unica possibile per certi aspetti. Eh, ecco, tra l'altro, eh, io vedo sempre i cacciatori che litigano per liberarsi la coppia di lepri, tenendo conto della mortalità che supera il 50%. È bene molare gruppi di lepri, non molarne una coppia di lepri. È chiaro, perché se molo un maschio e una femmina, la femmina mi va a morire, il maschio chiaramente non può riprodursi, e neanche la femmina senza maschio. Quindi, quando si fanno queste liberazioni di lepri di cattura, è sempre bene liberare un gruppo di 5-6 individui. Ecco, però c'è una. Strategia migliore di questa che è in verità la gestione del ZRC allo scopo di irradiamento naturale, secondo uh, delle ricerche fatte in Emilia Romagna, l'irradiamento naturale dalle aree protette che partecipa in maniera consistente al, eh, eh, alla, al, al carniere della Lepre. Eh, questi sono cessimenti fatti vicino alle ZRC. Vedete che eh, dopo un mese della chiusura della caccia. C'erano già a 250 metri dal confine Z3C una densità di 8 lepri su 100 ettari. Chiaramente nessuno le ha mollate lì perché nessuno vuole fare i ripopolamenti intorno alle ZRC sapendo che c'è eh, la possibilità che si radiano e vedete che anche a distanze notevoli ci sono lepri che escono dalle ZRC. E quindi, eh, per questo motivo, è anche bene lasciare una certa densità all'interno delle ZRC dopo la cattura perché la z c se non la eh, raschiamo troppo dal punto di vista delle lepre esportate, partecipa attivamente anche dal punto di vista dell'irradiamento naturale, al ripo ripopolamento naturale del territorio attraverso l'irradiamento. Okay? Quindi bisogna sempre lasciare una buona quota, che secondo me è più vicina alle 20 lepre su 100 ettari. Eh, è stato visto per esempio che i giovani compiano spostamenti a volte di 1-8 km dal luogo di nascita, i due terzi dei giovani si spostano di 1-8 km e quindi è facile che escano dalla ZRC. Okay? Ecco, Un'altra uh, maniera, se ho delle ZRC poco produttive, sicuramente per rendere più produttive e avere più, una densità più alta di lepri, che vuol dire più irradiamento naturale e più lepri di cattura, è fare dei miglioramenti ambientali soprattutto nelle zone che sono potenzialmente vocate alla lepre, che sono le zone eh, di bassa e media pianura, che sono le zone a seminativo, a terreni arativi, nelle zone eh, coperte quasi interamente a prato stabile, la lepre non sta bene. E, sentendo anche così gli anziani dell'alta pianura, loro quando prendevano una lepre facevano festa una settimana di solito, insomma. Eh, mentre nella bassa pianura, eh, insomma, anche gli studi che sono stati fatti in Nord Europa vedono che la lepre è legata alle colture cerealicole e spesso interrotte da prati eh, e con molte capezzagne che sono, sono altro che delle fasce prative lunghe e strette per loro, però questo è il regno della lepre. E quindi però abbiamo visto che per l'agricoltura industriale, appunto, per, a causa dell'agricoltura industriale, questi ambienti sono diventati ambienti abbastanza schifosi per la lepre e quindi vanno migliorati con dei miglioramenti ambientali. E i miglioramenti ambientali è sicuramente che noi, perché dobbiamo migliorarla? Perché, eh, e questo è tutto quello che deve guidare la gestione della lepre, perché il numero di gravidanze è legato alla qualità ambientale. Perché? Perché la, la lepre, come tutti i roditori, ha la possibilità di riassorbire i feti. In realtà, dopo la fecondazione, se la lepre sta bene, avviene la fecondazione di numerosi ovuli da parte di spermatozoi del maschio. Però, se la, se la situazione ambientale non è abbastanza ricca di cibo, o anche climaticamente eh, possa sfavorire la specie, la, la lepre tende a riassorbire i feti e a digerirli. Okay? E quindi può variare il numero dei parti, cioè soprattutto la quantità di piccoli partoriti nel par, nei singoli parti, a seconda proprio della qualità dell'ambiente. Quindi, noi. Eh, migliorando la qualità dell'ambiente miglioriamo il successo riproduttivo della specie questo è stato visto più volte allora noi abbiamo fatto una buona esperienza con i medicai misti ad erba mazzolina eh, si chiamano medicai eh, a falciatura tardiva e sapete che la cosa più difficile quando si fanno di miglioramenti ambientali è convincere l'agricoltore a farli e questa è stata veramente una guerra però dopo che li hanno fatti sono stati contenti e hanno cominciato a farli e abbiamo finito tutti i soldi a un certo punto. Sono uh, medicai costituiti per il 90% da medica, mescolati con la graminacea, che vengono tagliati solo, in verità sarebbe meglio tagliarli al 15 di luglio, 30 giugno l'ho messo lì perché alla fine gli agricoltori hanno tirato l'acqua al loro mulino e sono riusciti a strapparmi il 30 giugno, ma la data giusta sarebbe il 15 luglio, credetemi. E poi l'ultimo taglio si fa ai primi di settembre, gli agricoltori me li fanno volentieri perché? Perché il medicaio eh, sapete che mi contiene le infestanti ed è un miglioratore del terreno agrario. L'erba medica mi migliora il terreno agrario sia dal punto di vista del contenuto di sostanza organica, e quindi della struttura del terreno, sia dal punto, dal punto di vista del contenuto di azoto perché è azoto fissatrice come tutte le leguminose. E, e poi soprattutto facendo anche solo due tagli le infestanti vengono completamente tolte, così non è per le colture a perdere invece eh? che si riempiono infestanti. Quindi per l'agricoltore è come mettere il terreno in banca. È importante che ci sia anche la graminacea, perché d'inverno l'erba medica non dà nulla alla lepre, non è foraggio buono, mentre la graminacea, che vedete qui sotto verde, è verde anche d'inverno e quindi l'erba mazzolina in particolare è molto appetita anche d'inverno, insomma, e quindi riesco a dare un foraggio anche invernale alla lepre. E l'erba mazzolina poi ha questa natura cespitosa, crea cespi. All'inizio noi facciamo questa consociazione assieme con eh, loietto perenne, che però detto in dialetto faceva un gran Javascar, cioè era troppo fitta la vegetazione, gli animali quasi rifiutavano di entrarci. La lepre ha bisogno di ambienti dove può partire di corsa molto velocemente per salvarsi gli agricoltori, non va negli ambienti dove non può correre. E invece la natura cespitosa della Dactylis fa sì che gli animali si possano muovere agevolmente in questi ambienti, no? perché si creano come dei, delle, delle specie di gallerie sotto, nel quale tra l'altro si trovano molto bene fagiani esterne, ve lo posso assicurare, e quaglie, e tra l'altro i cespi creano un'ottima copertura anche dopo il taglio, gli animali accucciati dietro un cespo non li vedete, e questo è importante per difendersi dai predatori. Ecco, abbiamo fatto anche a volte a strisciate, in questa maniera lungo eh, la scolina, questi sono molto frequentati, hanno un effetto cotonale Eccezionale per queste specie e hanno anche un ottimo risultato dal punto di vista della presenza di insetti. Sapete che l'università tedesca ha fatto degli studi ultimamente che hanno è stato molto scalpore che negli ambienti agrari industriali la biomassa degli insetti è calata del 70% negli ultimi vent'anni: un'ecatombe dal punto di vista ecologico, perché la catena alimentare dell'ambiente agrario è legata agli insetti, moltissime specie si nutrono di insetti e quindi. Può essere un problema questo insomma, per tante specie. In primis la nostra stanna che si nutre di insetti nelle prime tre settimane di vita. E abbiamo fatto gli studi, abbiamo visto che sono molto ricche di insetti, e quindi sono ambienti adatti molto anche alle covate dei fasianidi, perché anche eh, i piccoli del fagiano mangiano insetti nelle prime tre settimane di vita, anche i piccoli della lodola. Il Medicaio è tradizionalmente un ambiente di nidificazione della lodola, che è una delle specie più in crisi. Infatti questo tipo di miglioramento ambientale è stato messo anche nel piano di azione della lodola, piano d'azione nazionale della lodola ha fatto la LISPRA. L'ultimo taglio viene fatto a settembre perché? Perché in questa maniera l'erba fa tempo a ricrescere prima dei rigori invernali e mi crea un'ottima copertura. Vedete? L'erba secca, se la tagliamo a settembre e non più tardi, o al massimo ai 10 settembre, oltre a crescere, il gambo fa tempo anche a lignificarsi e quindi mi resta eretto tutto l'inverno, questi sono studi che abbiamo fatto con il professor Zigliotto dell'Università di Padova, abbiamo fatto le tesi lauree su questo tipo di miglioramento ambientale, e ne è uscito questo dato. E vi posso assicurare che in questi Medicaie erano ricchissimi non solo di lepri, ma anche di quaglie, e di covi, di fagiani che avevano passato la notte, e sopra ci volava la banella reale svernante, che è un rapace di allegato primo direttivo Uccelli, per non parlare di Gheppi lodolai, e altre specie, all'occhi di barbagianni, scusate, all'occo è una specie boschiva, non tanto certo, di ambienti aperti. i Barbagiani l'ho visto diverse volte durante i censimenti eh, delle lepri sovolare so questi prati, dove può trovare una marea di erbicole Quindi è eh, non solo un miglioramento ambientale faunistico, ma è, è un vero miglioramento che migliora la biodiversità dell'ambiente coltivato, ok? Ecco, queste cose ve le ho già dette prima. Vedo che sono già passati 41 minuti quindi mi affretto un pochettino. Mm. Questi sono gli insetti che abbiamo trovato. Ovviamente la Stana io la metto sempre perché è la mia passione. La quaglia, cui ci sono tutti gli ambienti frequentati. Ecco, con questo tipo di strategia, eh, in provincia di Padova, mh, siamo passati. Pur essendo aumentate anche, sapete, la superficie del ZRC, devo dire la verità. Però siamo passati dalle 567 lepri catturate nell'inverno 97-98 e siamo arrivati a oltre 1700 lepri nel 2006-2007 e poi c'è stato un calo fino alle 1150 di adesso e adesso alle circa 1000 lepri un calo dovuto anche, vedete, questo è la TC2 che è la zona che prende Montagnana ai confini con l'ambito Vicenza Sud per capirci ed è quello che mi gestisce meglio la ZRC ed è un ambito che è completamente autosufficiente per quanto riguarda la lepre cioè utilizza solo le lepri di cattura e gestisce le Z3C come abbiamo visto poco fa. Anche in questo ATC però c'è stato un calo delle catture, perché in certi anni mi ha catturato 1.100 lepri, solo ATC, adesso ci attestiamo intorno alle 5,50, però adesso sta risalendo di nuovo. E qual è il problema? Il problema è che purtroppo non facciamo più miglioramenti ambientali. Vedete in questo grafico, la parte rossa è il calo di ettari in miglioramenti ambientali. E di Medicai sono, alla fine sono Medicai a falciatura tardiva, di CAI misti e, e le barrette azzurre sono il calo delle perché? Perché con la riforma delle province c'è stato un forte taglio dei fondi. Prima c'è stata la crisi economica, noi davamo i soldi agli ATC con dei bandi veri e propri, eh, cioè loro più che altro davamo dei soldi agli ATC e loro facevano eh, dei, dei contratti con gli agricoltori all'interno della ZRC. Eh, Dicevo che gli agricoltori eh, li facevano volentieri e loro spendevano tutti i soldi che noi davamo. Siamo partiti addirittura con 200.000 euro di miglioramenti ambientali per tutta la provincia eh, nel 98, poi i soldi sono sempre più calati. Fino a adesso sono un po' di anni che non possiamo più fare questo tipo di interventi, perché purtroppo è uscito eh, il registro nazionale degli aiuti di Stato. Dico purtroppo perché. perché eh, all'inizio c'è il problema del de minimis questi sono soldi pubblici e quindi i cacciatori non possono dare questi soldi possono dare questi soldi in due maniere o notificandoli alla comunità europea però diventa piuttosto problematico fare questa cosa oppure agendo in de minimis sappiamo che fino a 25.000 euro in tre anni un'azienda può percepire dei soldi pubblici perché i soldi degli ATC sono soldi pubblici anche quelli delle quote associative, senza, senza doverli notificare alla comunità europea. Il problema è che comunque con l'avvento del registro di Stato, il, chi versa questi soldi, cioè chi dà questi soldi all'agricoltore, deve notificarli in un registro di Stato perché c'è un massimale che le singole nazioni della CEI non possono superare a livello di de minimis. E questo processo di registrazione di questi soldi è Piuttosto complesso e nessuna TC si sente di farla tranne lo faceva la TC4 di Cavartere e il compianto perché purtroppo è deceduto due anni fa. Manfrin con cui abbiamo lavorato ben insieme che ha fatto delle gran belle cose anche sulle starne. E lui purtroppo è deceduto tra l'altro. E lui era l'unico, ma era un procedimento molto complesso. È andato in regione a imparare più volte. Per avere un codice per entrare nel registro di Stato e insomma, alla fine della fiera nessun più presidente mi fa queste cose. Ecco, perché è diventata un po' una cosa complessa. Quindi ci dobbiamo riorganizzare a livello regionale. Eh, il mio collega Di Rovigo, Verza ed io eh, stiamo lavorando con la collaborazione dei miei, dei miei direttori, Frego e Trentin, e con eh, la direttrice del settore Agricoltura e con la funzionaria Martini. Per inserire i medicai misti a facciatura tardiva all'interno del PSR. Il PSR viene già notificato per conto suo e quindi eh, per dare la possibilità agli agricoltori di fare questi interventi con i fondi della regione, quindi del PSR, e cerchiamo di dare priorità alle zone di popolamento e cattura. Stiamo cercando di introdurre questo miglioramento ambientale nel nuovo PSR, che eh, diventerà eh, vigente tra, tra, tra un anno e mezzo o due, credo. Anche il trend dell'abbattimento abbattimento delle lepri in questo TC che catturava molto nel risentito, uno può dire sì, le lepri sono, eh, si sono abbassate eh, perché si sono abbassati anche i soci, perché sapete che i cacciatori sono in calo e vedete c'è anche un trend negativo dei soci un po' in tutta la regione Veneto. Però andando a valutare appunto eh, il calo per socio, eh, di lepri abbattute per socio, se esiste un calo meno sensibile, però un calo c'è, insomma. Si andava dalle 1 a 1,5 lepri per socio nel 2011 e adesso si è arrivati all'1,2 scarsi, scusate, uno, una lepre scarsa per socio nella nata nel 2016. C'è stato un calo di fatto di catture del 54% e anche di lepri per socio. L'altra cosa importante da fare all'interno della Z3C è il controllo della volpe, che non è come pensano molti cacciatori. Eh, la, la battaglia eh, finale, cioè il male assoluto, eh, è chiaro che essendo un predatore opportunista contrasta col fatto che io devo mantenere le prede ad alta densità. Eh, il predatore opportunista caccia le prede più disponibili. In una ZRC, le prede più disponibili sono le lepre e le proti, perché io li porto ad alta densità, soprattutto negli ambienti di media e bassa pianura, che sono ambienti estremamente semplificati e dove non c'è una gran varietà di, prete, di prede. Dove mancano i prati, ricordatevi che mancano le ervicole, che sono la base della catena alimentare di moltissimi predatori. Il fatto che la, la volpe eh, vada a influire sui nostri carnieri e sulla fauna interesse venatorio, lo dicono tutte le statistiche nord-europee, in cui si vede che quando ci sono le epidemie di rogna sarcopatica, e muoiono quindi tante volpi. E aumentano i canieri di cedrone, di lepre variabile, pernice bianca, addirittura sembra ci sia un'influenza sulla martora. Non so se per superpredazione, io ho dei dubbi perché la martora è arboricola, insomma forse sarà più che altro un fatto di, di avere più predi a disposizione o meno predi a disposizione. Insomma. E e quindi per fare appunto il, eh, si può fare il controllo della volpe legalmente attraverso un parere Ispra andando in Tana e comunque la volpe ha la caratteristica di colonizzare velocemente le zone di popolamento e cattura subito dopo che voi ne avete tolta una nidiata eh, da, dai piedi che l'avete abbattuta eh, perché le, ormai, le, le volpi scusate ormai sono ovunque io ce le ho a Padova eh, città stiamo diventando ormai una specie cittadina e quindi quando noi andiamo a toglierne qualche copia dal territorio, il territorio viene immediatamente colonizzato. Perciò all'interno delle zone di popolamento e cattura, tramite parere dell'ISPRA, bisogna condurre un controllo tutto l'anno, 365 giorni all'anno, con vari metodi, a seconda di quello che ci è consentito, che varia dalla caccia intana nel periodo che va da febbraio fino a giugno-luglio. E poi come si fa in Emilia-Romagna anche attraverso l'uso della carabina con proiettili ad alta frammentazione, sparando dall'alto in basso, eh, percorrendo gli argini, zone in cui si spara dall'alto in basso, e l'ottica, carabina e ottica, e visore notturno, oppure anche attraverso l'aspetto, insomma, in carnaio, attraverso i richiami, tipo emettendo eh, il richiamo della lei preferita che sembra funzioni molto bene. Eh, parliamo un po' della gestione della lepre in montagna, se ancora eh, 5 minuti. Eh, qui eh, ovviamente la gestione. Prego, di... prego Giorgio. Grazie. Non si può fare una gestione prego. basata sulle zone di popolamento e cattura, ma qui bisognerebbe fare il vero prelievo programmato. Eh, ultimo, in montagna ho visto che non si faceva almeno nel Vicentino i censimenti col faro perché la montagna è ultimamente è molto coperta dai boschi, però eh, conviene lo stesso farlo perché dobbiamo dare dei dati, usare dei criteri oggettivi che ci dicono che ci diano almeno, non ci daranno dei, dei dati esaustivi perché non sappiamo quante lepre ci sono, però sappiamo possiamo ottenere un trend della popolazione dobbiamo raccogliere un indice di abbondanza se facciamo sempre gli stessi percorsi e sfruttando il fatto che comunque le lepri preferiscono gli ambienti aperti e prativi, eh, è chiaro che negli anni Riesco ad ottenere un trend della popolazione e riesco in questa maniera ad orientare eh, i miei piani di abbattimento, li aumento o li abbasso o li mantengo. Okay? E quindi, tramite l'ortofoto, mi guardo un po' quali sono le zone eh, prative dove riesco ad andare anche con la macchina e col faro e mi faccio questi percorsi. E Chiaramente, eh, il monitoraggio mi, mi, dicevo, mi consente di orientare il trend di abbattimenti, se ho un aumento di, di quello che vedo, di, di lepri posso anche aumentare gli abbattimenti o dei criteri oggettivi un'altra cosa importante è il tubercolo di stro perché in montagna non posso sapere come è andata la riproduzione perché ovviamente i cessimenti eh, li faccio eh, non prima della caccia li faccio all'inizio hm? eh, li faccio alla fine dell'inverno quando va via la neve poi per sapere come è andata la riproduzione bisogna che i cacciatori consegnino la zampa della lepre delle prime repri abbattute, quando arriviamo non so, a un 30% di quelli che sono in piano di abbattimento, e attraverso l'analisi del di Stro, riesco a ricavarmi un rapporto giovani adulti che mi dice se il successo riproduttivo è stato buono. Quindi sapendo il rapporto giovani adulti da, da questo campione di repri abbattute e sapendo quante repri avevo eh, nella, nella primavera, riesco a farmi un'idea eh, di come sta andando la popolazione. Okay? E quindi riesco a orientarmi un po' con l'abbattimento, vedete per esempio qui, eh, qui non mi ricordo credo siamo a Tonezza, comunque non ha importanza, nel 2011 abbiamo cessito 21 lepri, nel 2012 eh, 19, nel 2013 12, quindi vuol dire che stanno calando e di fatto in guarda caso anche il successo riproduttivo tramite l'analisi del di Stro sta calando 1,33, poi 0,85, poi 0,44 e quindi eh, fatalità vedete anche i capi abbattuti sono meno sono meno di quelli che sono stati messi in piano di abbattimento chiaramente 18 abbattuti poi c'è un aumento dei capi abbattuti nonostante un calo delle censite in quel percorso che però è un calo relativo da 19 a 21 però vedete che è corrisposto anche è, diciamo, è, è, a, a questo calo dei riproduttori è corrisposto anche un calo successo riproduttivo e quindi vuol dire che bisognava diminuire il numero di lepri da mettere in piano di abbattimento. Okay. E di conseguenza, a un certo punto, questi dati ci dicono se dobbiamo diminuire le lepri o dobbiamo anche sospendere. Quando il successo riproduttivo è sotto ai 0,7, va sospeso immediatamente l'abbattimento, okay. la caccia. Mm. Ecco, non si deve fare come in questa maniera, questa è una riserva alpina, vedete, c'è sempre una differenza addirittura enorme, tra le lepri abbattute e le lepri date in piano di abbattimento. Nel 2007 sono state date in piano di abbattimento, credo, 33 lepri, sono state abbattute 33. L'anno dopo ne sono state date in piano di abbattimento 35 e ne sono state abbattute solo 17. E si è insistito l'anno dopo a darne ancora 35, e ne sono state abbattute 20, eh, 22. E l'anno dopo si è insistito ancora con 35 e, e di fronte all'evidenza bisognava svoltare, no? e dire no ne togliamo lepri dal piano d'abbattimento perché rischiamo di distruggere la popolazione e poi finisce la festa e invece si insiste così perché? perché si va un po' a caso ci vogliono dei criteri oggettivi che sono dati dai censimenti se si va fuori due o tre volte è chiaro che se ne vedo meno vuol dire che ce ne sono meno se ne vedo di più vuol dire che ce ne sono di più ecco. e quello è già un dato anche qui il successo riproduttivo è basato sulla qualità ambientale e allora per avere più lepri da abbattere cosa bisogna fare? Non certo liberare lepri di importazione o lepri eh, di allevamento in un ambiente ricchissimo di predatori, qui abbiamo anche la stora insomma, e quindi un ambiente dove la lepre, eh, una lepre di allevamento non ha nessuna possibilità di salvarsi, ma bisogna lavorare sul successo riproduttivo attraverso magari eh, i miglioramenti ambientali, vale anche qui quello che si è detto prima che il numero delle gravidanze dipende dalla qualità ambientale e allora bisogna almeno mantenere i prati perché il problema delle prime montagne è la quantità di bosco bisogna falciare le aree prative, bisogna andare a falciare soprattutto nei bordi del bosco per non permettere al bosco di avanzare ulteriormente e poi bisogna migliorare, e l'abbiamo fatto a Tonesa per esempio, la qualità del cibo disponibile e là dove sono prati si può anche fare dei piccoli orti, perché vi ripeto che per la lepre è molto importante avere, eh, passare un inverno con una buona quantità di grasso, cioè arrivare alla primavera in un buono stato di nutrizione per riprodursi bene. E quindi dare da mangiare lepre d'inverno attraverso degli orti in cui si coltivano piccoli orti foraggi, qualche piccolo appesamento di cereali o turnovernini, anche qui in Medica ci sono delle ottime varietà e quindi un prato molto proteico, molto ricco di proteine. Ci sono delle varietà che vanno bene anche a 1000 metri. E noi in questa piccola esperienza abbiamo visto che, come abbiamo rotto piccole parcelle di cotico erboso, queste piccole particelle venivano subito colonizzate dalla, dalle aventizie, come la piantaggine, il tarassaco, specie molto appetite della lepre. Vedete, nel tempo, lo stesso appezzamento, questo appezzamento qui in cui si è rivoltato il terreno è diventato così ed era ricchissimo di fatte di lepre ehm, che venivano a brucarsi le zone graminacee e anche la piantagine lanceolata per esempio no? e ovviamente venivano subito questi appezzamenti frequentati da altre specie come il capriolo o il cervo. E una cosa che secondo me si può fare anche è fare delle mangiatoie chiaramente non in bosco ma avrete notato anche voi che a volte nelle mangiatoie per ungulati eh, si vedono spesso le fatte della lepre lì attorno e allora fate delle mangiatoie magari in zone prative, magari circondate con un po' di rete perché sino il capriolo vi mangia tutte le carote che ci sono, eh, con buchi grossi perché la lepre passi e in cui si mette a disposizione del cibo per, per la lepre, insomma, quindi non solo per gli ungulati. Ecco una cosa gestionale che bisognerebbe fare a livello di pianura, e sto finendo e smetto di rompervi, è, è un'altra. Allora, queste sono la distribuzione delle nasse della lepre, vedete bene che ci sono delle lepri che nascono anche a settembre e se la stagione per esempio è secca d'estate è successo se voi andate in una ZRC nella stagione secca vedete che a un certo punto non trovate più fatte di leproti piccoli a giugno luglio però improvvisamente ne trovate un sacco a settembre ottobre cos'è successo? Per il fenomeno che ho detto prima del riassorbimento magari dei, dei feti le lepri hanno sospeso un po' l'attività riproduttiva e poi ha ripreso grandemente a fine agosto con le piogge. In questa maniera cosa succede? Succede che noi ci ritroviamo all'apertura della caccia la terza domenica di settembre, e questo è quello dove volevo arrivare, a un sacco di femmine gravide e ancora di più un sacco di femmine in datazione. Non si può aprire sempre la terza domenica di settembre, soprattutto le riserve alpine e, e, o piccole zone di gestione che hanno la possibilità di orientare il prelievo, eh, bisognerebbe effettivamente che l'apertura alla caccia lepre fosse, visto che ormai l'autunno non è altro che un prolungamento dell'estate, da un po' di anni a questa parte, fosse portato un po' più avanti e magari chiusa la caccia diciamo 15 giorni più tardi. Mm. Non è, si potrebbe andare anche il 15 dicembre, però sarebbe più importante aprire i primi di ottobre. Eh. E poi ricordatevi sempre eh, che la, roba, la cosa migliore per gestire bene la lepre sarebbe lasciare un screto numero di riproduttori a fine caccia e non si può sempre fare il tutto vuoto e tutto pieno perché abbiamo visto che spostarla non è bene e l'esperienza degli anziani sa che, che se lasciano un certo numero di riproduttori a fine caccia li rispettano l'anno dopo trovano parecchie lepri non c'è cosa migliore che lasciare una femmina eh, al suo posto negli ultimi giorni di caccia e quindi perché vedete io ho visto anche nel, nel territorio padovano così sì si catturano 1800 lepri, se ne catturano 1000, però ehm, la, la sostanza è che dopo un mese di caccia comunque sul territorio non c'è rimasto nulla. Eh, molti non no segnano tutte le lepri che abbattono, d'altronde dicono spende un sacco di soldi per i cani, però non può essere sempre questa corsa ad ammazzarle tutte come se stessimo deratizzando il territorio. Mm? e quindi le stragi ormai non dovrebbero più far parte della nostra cultura venatoria, perché come ci siamo detti anche prima col Presidente, è la qualità del capo che conta, è eh, vedere la cerca del segugio che va bene, la muta che agisce in piena sintonia, insomma, e quindi la sostanza è questa, insomma, bisogna eh, uccidere meno eh, selvaggina, abbattere meno selvaggina e lasciando un po' di più e abbattere la vagina di qualità quindi più cinofilia se mi permettete e meno abbattimenti grazie l'attenzione grazie grazie a te Giorgio eh, vedo che è stata molto seguita la serata eh, si può riassumere con dobbiamo, dobbiamo rimboccarci le maniche insomma c'è tanto tanto lavoro da fare però allora, ehm, beh, abbiamo già eh, una persona che la saluta, eh, Paola Cuccarolo. Ciao Giorgio, Ciao, confermo il bel lavoro fatto, il bel, il bel lavoro fatto a Cavazzare con le starne. Che belle giornata abbiamo trascorso con il carissimo eh, Romano Manfred. Ciao Paola, grazie. Eh, ok. Antonio, poi ci scrive. Eh, buonasera, Antonio. Allora, buonasera a tutti. Eh, fidici grotta mare. Noi nel piceno eh, liberiamo solo lepri di cattura con buoni risultati, però, comunque, ritorniamo al discorso. Che la cattura può essere sempre problematica per la specie, certo, assolutamente. Ok, e allora... eh, prego, prego. Ah, abbiamo qui la prima domanda, eh, da parte di Emanuele. Consanguinità e presenza di un selvatico come la mini lepre. Che impatto possono avere sulla lepre? Sì, allora la consanguinità eh, non è scientificamente provata. E la consanguinità è un problema di quelle specie animali come l'uomo, eh, che fanno poche generazioni e quando, eh, la cosa è, quando ci sono molte generazioni. Eh, come nella lepre il problema consanguinità non è un problema importante eh, è un fatto di numero di generazioni eh, per cui ci sono delle mutazioni genetiche tali no? eh, ogni volta che c'è una nascita c'è una mutazione genetica è il motivo per cui ognuno di noi è diverso no? eh, dal fratello dal padre dalla madre è chiaro che aumentando le generazioni la diversità tra individui aumenta eh, il discorso eh, secondo me della consanguinità non, non esiste e spesso eh, tenete presente che quando si porta una lepre da una parte all'altra si rischia sempre di portare in giro qualcosa che non conosciamo, qualche malattia e poi c'è il discorso che non è detto che rimanga proprio lì dove l'abbiamo liberata, insomma per quello che vi ho detto. Il discorso della mini lepre, la mini lepre si è visto che può essere un serbatoio di emorragico virale per la lepre, non è una specie nostra, è una specie peste, è una specie da eliminare che qualche deficiente, scusatemi ma lo dico tranquillamente, ha liberato, iniziando dalla zona di bassa pianura del Cavarzelano e Basso Polesine, che adesso eh, sta eh, venendo sempre più a nord, è arrivata a Cavarzale, e, ed è una di quelle specie cosiddette peste, che ha creato anche parecchi problemi all'agricoltura in Piemonte, dove esiste già, è una specie per cui non abbiamo nessuna tradizione di caccia, perché non ha senso cacciarla con segugio, visto che fa percorsi molto piccoli, e perciò è un problema potrebbe essere un problema l'unico fatto positivo è che hanno visto che la volpe si nutre forse sembra che la volpe si nutra molto più di mini lepri che di lepri insomma ecco quindi magari la volpe mangia più mini lepri che lepri e abbiamo qualche lepre in più ma direi che è un vantaggio da poco insomma vuol dire che ci sono tante mini lepri perché la, la volpe è un opportunista e quindi va a quello che è più disponibile certo e poi abbiamo un'altra domanda eh, da parte di eh, Giancarlo. Buonasera Giancarlo. Allora, I diserbanti usati in agricoltura eh, sono un problema vero per la lepre? Allora, ehm, non, sono molto, eh, non sono molto bravo in questa materia. Diciamo che si usava il glifosato che non è un problema per la lepre, perché è una tossicità acuta eh, molto breve. e Quindi in tutte le riviste inglesi, come Game Conservancy, si raccomandava quasi l'uso... Del glifosato per tenere libere alcune fasce da dove c'è molto prato c'è la necessità di avere dei terreni scoperti in modo che la lepre si potesse asciugare. Si raccomandava l'uso del glifosato perché, proprio perché, eh, non, è non ha una tossicità acuta eh, rivolta ai predatori. Perché la molecola viene disinnescata quasi subito eh, dopo che è entrata in circolo che è stata buttata nel terreno. Eh, in tempo, in nel passato, sì, c'era un tipo il. Eh, alcuni disseccanti che non mi ricordo come si chiamavano che hanno creato delle stragi vere e proprie nel Mezzano però adesso non si usano più il problema del diserbante è più che altro un problema indiretto perché eh, va a togliermi c'è gente che agricoltori che mi diserbano anche nelle capezzagne e, e quindi va a togliermi il cibo alla lepre qui secondo me l'ambiente venatorio va sbagliato perché quando è uscita la cosiddetta... Mh, eh, il greening, eh, abbiamo perso un'opportunità, cioè i greening sono quelle misure che l'agricoltura dovrebbe fare in cambio delle, eh, di, di, di avere gli aiuti PAC e ci siamo ridotti a avere come greening perché noi stiamo sempre fuori da queste, da queste cose, sbagliando, ci siamo per le deroghe sì, ma per i miglioramenti ambientali non siamo mai e, ed è stato usato come greening la soglia di secondo raccolto, biologica finché si vuole, ma insomma non è che siamo molto greening, ecco e quindi il diserbo delle scoline e il fatto di avere dei terreni completamente privi di vegetazione spontanea, quindi l'uso massiccio di diserbo sicuramente incide sulla qualità dell'ambiente e quindi sulla, sulla lepre in maniera indiretta, di sicuro. Ecco. Ok, grazie mille. E poi ci scrive Antonio. E buonasera, Giorgio, complimenti al professore. Allora, qui volevo sapere eh, se non le zone sono a basso... Non sono un professore. Sono? Asso, allora. Se posso parlare in direttamente, sono un saltron proprio, eh, sono un umile tecnico faunista. Uh -huh. Prego. Allora, eh, volevo sapere se in zone a bassa media vocazione, come potrebbe sì. essere possibile fare miglioramenti ambientali anche in zone con presenza eh, di zone umide alternate a zone aride, con presenza di frutteti come vigneti o agrumeti. Quindi in un contesto allora, così cosa potremmo fare per la lepre? Allora, in ambienti aridi, a Grumeti mi viene in mente in sud Italia. Allora, nel sud Italia c'è una lepre diversa dalla nostra. C'è eh, la lepre italica e, e, e bisogna lavorare sulla lepre italica, ok? Perché la lepre italica è una lepre che eh, addirittura si riproduce in autunno e in inverno. Perché? Perché lì in, inverno, in autunno e in inverno piove e c'è il foraggio a disposizione per avere il latte, insomma, perché la madre produce il latte per i piccoli e Quindi, eh, avere degli ambienti inerbiti eh, sicuramente è buono. Se è sud Italia, bisogna lavorare sulla lepre italica, che è adatta agli ambienti aridi, se è un ambiente paludoso e troppo arido, eh, non è un ambiente molto adatto alla lepre. Quindi, direi di non lavorarci sulla lepre. È il discorso che facevo prima del camoscio. Insomma, ecco, la lepre è una specie che si trova bene in terreni fertili, eh, poi se possiamo, sì, arriviamo anche a bassa densità in montagna. Abbiamo visto no? Eh, gli ambienti aridi non sono molto adatti alla lepre perché è anche la qualità del cibo che è, non, è, non è adatta. Se ci sono frutteti inerbiti, sicuramente i vigneti inerbiti, questo sicuramente sono ambienti che favoriscono la lepre. La palude assolutamente no. L'ambiente è troppo umido, no. Quindi no, non saprei che consigli dare, perché è un po' poco quello che mi viene descritto. Se è un ambiente siccome è sito a Grumeti, immagino che sia un ambiente del meridione d'Italia. La lepre italica arriva fino in centro Italia, in verità arriva fino alla, alla Bassa Toscana. Quello è l'ambiente eh, di questa lepre adattata ai climi mediterranei con piovosità scarse d'estate, buona piovosità e climamente d'inverno. Io eh, eh, sì. mi senti? Sì, ti sento non benissimo. Aspetta sì. un attimo, un attimo Comunque, Antonio conferma e dice: Esatto, Calabria abbiamo zone, e devono lavorare sulla lepre italica. Assolutamente e in Sicilia ce ne sono ancora dei nuclei, lì c'è eh, Trocchi. Eh, che lui sì, che anche se non è professore, è un professore perché è la persona che conosce la lepre meglio di tutti e che ha lavorato molto sulla lepre italica. Ed è uno a cui non sono neanche degno di slacciare i calzari, come si dice. Eh, lui direbbe così, insomma, tanto è vero che lui ha fatto dei monitoraggi sulla lepre italica in Sicilia e avevano fatto dei ripopolamenti con delle lepre europee. E ne avevano viste molte ed erano tutti contenti, credendo che i ripopolamenti avessero avuto successo. In verità, eh, col faro hanno viste tutte le pre italiche, perché la lepre italica si vede se è italica anche dal fenotipo esternamente, perché ha una netta. Ha le orecchie più lunghe, poi ha, si vede proprio una demarcazione tra, di colore tra la schiena e la pancia, insomma, tra del il del bianco della pancia e il marroncino o grigiastro della schiena. E quindi i ripopolamenti non erano andati bene, eh, al contrario di quello che si pensava, che erano fatti con lepre europea, tra l'altro, no? E quindi, sicuramente, in Calabria bisogna coltivare la lepre italica e, e cercare di avere buone densità. Secondo me, probabilmente si otterrebbe qualcosa di più eh, irrigando un po'. Ma insomma, mi sembra un po' sprecato irrigare per avere buon foraggio per la lepre quando invece i problemi di irrigazione si devono usare per, per produrre cibo umano. Insomma, ecco quindi. Tra l'altro, l'Alepro Italica in, in questo ambiente aria non arriva mai ad elevate densità, eh, per natura sua, anche negli ambienti di ben conservati, agricoltura tradizionale, e quindi là bisogna che sia rispettata, eh, cioè che i carnieri non siano mai carnieri elevati come i nostri, dove arriviamo a densità più alte, insomma. Bisogna fare sempre dei carnieri commisurati alla presenza, quindi fare dei monitoraggi. E poi anche lì basare i canieri sul successo riproduttivo. Tra l'altro è una specie che io non conosco tanto e immagino anche eh, la difficoltà a gestirla bene col fatto che si riproduce proprio in un ambiente, eh, in una stagione in cui alla fine si apre la caccia quasi, no? quindi se ci deve essere qualche difficoltà. Probabilmente conviene cacciarla più avanti ancora, non lo so, non vorrei dire delle fesserie perché è una specie che non conosco tanto, che non ho mai gestito, insomma. Però di una cosa sono sicuro. Bisogna eh, rispettare le tradizioni e bisogna gestire le specie eh, autoctone, quindi non fare ripopolamenti con europea. Mm? Certo. E poi abbiamo un'altra domanda eh, da parte di Emanuele che ci chiede, eh, beh, ci ringrazia, ti, ti ringrazio per le risposte. Chiede, mi permetto di fare un'ultima domanda: eh, l'epre e cinghiale possono convivere negli stessi habitat oppure rischiamo anche in questo caso conflitti o incompatibilità? Ma eh, gli ambienti di elezione sono un po' diversi. Il eh, cinghiale è una specie adattabilissima, eh, l'epre un po' meno. Nel bosco si possono incontrare tutte e due se è un bosco aperto. Il cinghiale ha bisogno di un minimo di bosco per passarsi il giorno. Eh, vediamo che sta colonizzando le zone di Mitrofei con gli Ugani, dove c'è qualche boschetto e lui sta lì tutto l'anno sul boschetto, la notte esce e mi devasta i coltivi. Eh, sicuramente il cinghiale può essere un predatore dei piccoli, eh, dei primi giorni dopo il parto, che sono inermi, e, eh, sappiamo che il cinghiale mangia veramente di tutto, però non credo che le specie si contrastino così. Eh, fortemente anche perché hanno ambienti di elezione, c'è cioè l'ambiente migliore per le due specie è molto diverso insomma eh. dopodiché forse sulla lepre italica che è una lepre tipicamente di macchia mediterranea magari qualche contrasto in più ci può essere, non dimentichiamo che il cinghiale eh, si sa che preda uova di gallo forcello insomma, come veta che è un predatore del gallo cedrone, è stato visto anche questo insomma eh, questo è dovuto secondo me anche a, a, al fatto che l'ambiente è molto deteriorato e quindi le, le radure sono poche e gli animali si rischiano sempre di incontrarsi perché ormai gli ambienti ideali all'interno delle formazioni boschive sono talmente pochi per cui si prestano uno sopra l'altro è, è il problema che abbiamo anche con i miglioramenti ambientali in pianura, se io faccio un medicaio in una zona a mais, a scultura intensiva e vado col faro di notte devo mettere un semaforo è eh, perché trovo la lepre in pastura, trovo la faina che caccia topi, trovo la volpe che caccia topi e lepri, sopra alzo la testa trovo i barbagiani che cacciano licole cioè tutti si concentrano lì e quindi favoriamo l'incontro preda-predatore, chiaramente quindi in certi casi eh, sicuramente eh, il cinghiale può influire insomma, però non lo metterei tra le prime cause di depauperamento della lepre in certi ambienti, ecco certo eh, ok, beh, abbiamo un'ultima un domanda da, sempre da parte di Antonio. Eh, un argomento che avevamo trattato prima. Eh, comunque, ris rispetto agli altri lagomorfi è possibile che introdurre selvatici come il coniglio selvatico e la mini lepre possono interferire con un'iniziale introduzione della lepre italica eh, o comune. Sì. Questa è una domanda a cui non so rispondere, ma presumo di sì. Eh, presumo di sì. Le, 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 le... Ormai anche la Comunità Europea sta, eh, sta emettendo eh, degli atti per cui bisogna, eh, le, le specie all'octone non si possono più, la direttiva Habitat stessa vieta l'emissione di specie all'octone. Insomma, il coniglio sappiamo che è una specie, di, sono stati i romani a diffonderlo, no? una specie africana la mini depre è nordamericana è, è, è vietato fare queste cose sicuramente insomma è, non, non, bisogna, non, non è ammesso mollare una specie per avere una specie in più da cacciare è una, non so neanche come definirla insomma, molliamo faraone allora caccia è anche tradizione insomma intanto no? sento quelli che vogliono mollare le penici rosse da noi la specie xerica per esempio no cioè diamanti secchi in piena pianura padana, insomma, nebbiosa, in cui non abbiamo una tradizione, insomma, muoio, faraone o stregheta, dai, c'è ancora l'invento. mente. anche questo, sì. siamo a posto, no? No, cioè, non si mola per una specie in più da sparare, insomma, la caccia è tradizione, un conto è lavorare sulla starna che c'era, e c'è tutta una tradizione, ricordiamo la grande cerca con gli inglesi, con i cani inglesi eccetera. È un conto avere una specie in più a sparare, allora rimaniamo, a questo punto è giustificato anche liberare i maiali, giusto? Così caccia a palla, insomma. Certo. Eh, beh, riassumendo, possiamo dire che, come dicevo prima, dobbiamo rimboccarci le maniche e c'è tanto, tanto lavoro da fare se vogliamo veramente essere gestori di questo, di questo selvatico. Certo è che queste emissioni, vivere eh, pregando insomma, che, che arrivino le emissioni, non ha più futuro ecco, questa, questa gestione. Diciamo che il No, non ha più futuro, però almeno, almeno gestiamo bene le zone di popolamento e cattura. Cioè prendiamola come ambienti da gestire eh, effettivamente, facendo almeno lì monitoraggi, almeno lì valutando il successo riproduttivo, almeno lì coltivando la lepre. L'Epre è una specie che va coltivata perché risente in maniera positiva, eh, veramente, risente molto bene dei miglioramenti ambientali, del miglioramento dell'habitat, del controllo dei predatori. E quindi è una palestra di gestione e almeno un ATC che ha delle zone di popolamento può dire che ha un patrimonio faunistico suo, autoctono e da gestire. Okay? E mentre se, eh, se non gestiamo neanche le Z3C abbiamo solo emissioni, quindi alla fine non gestiamo nulla. E quindi alla fine forse neanche la caccia ha senso insomma, visto che la caccia dovrebbe essere fatta di gestione e abbattimento giusto? Certamente, senza ombra di dubbio ok eh, al momento non ci sono, non ci sono più domande eh, se sei d'accordo Giorgio io, io, insomma, io interrompo la serata eh, sì. perfetto anche perché devo andare a aprire il cane perché l'ho lasciato okay. la tutto a <ride> allora eh, vabbè, eh. Chiudo con l'ultimissimo commento. Eh, complimenti veramente, una presentazione chiarissima e competenze preziosissime. Eh, io vi ringrazio tutti per essere stati qui con noi questa sera. Ringrazio molto anche Giorgio Tocchetto per questa interessantissima serata. Grazie a voi. E ecco, eh, vi invito alla, alla prossima serata dei Giovani Federacaccia a Vicenza. Se volete rivedere la serata sarà sul nostro canale Facebook e a breve su, su YouTube. Quindi grazie ancora Giorgio, grazie a tutti e una buona serata. Ciao. Arrivederci.